passato c'è stata l'inflazione che era ridotta qua. Cioè, per cui io documentalmente queste persone erano a piede libero, le ho documentate, le ho viste, eccetera. Dove mi è venuta subito l'idea nel 2012 che quella che stavo seguendo era una notizia e che comunque poteva portare a tante, tante altre cose? Dal fatto che c'era questo Massimo Carminati, che è uno che ne ha passate di ogni. Male in apprese anche, complessivamente, no? Dicecato, sì, sì, si presentava sempre come una persona molto modesta. No, modesta no, uno spacchioso. Cioè, vabbè, modesta come aspetto. Sì, sì, angel, eccetera, diciamo, possono succedere incidenti di lavoro e lui ne ha avuto uno qualche anno prima, verso l'occhio, uno scontro a fuoco con la polizia, però mentre cercava di lasciare l'Italia dei soldi addosso, può succedere, cioè, poverini, ci sono invece operai che muoiono purtroppo di lavoro e non hanno nulla, lui ha avuto diciamo, questo infortunio che poi è stato risarcito perché poi ha avuto pure la pensione, l'invalidità, fino alla ragione che questo non è stato, e soltanto quella aveva, risultava avere come reddito, mentre poi possedeva un sacco di risorse. Dove le è venuta subito la cosa? Perché poi devi essere giornalista, ma devi avere anche il filo della notizia. Questo signore era sempre abitudinario, la mattina riceveva la stazione di servizio, riceveva tutte queste persone, poi si circondava di altri fascistoni, gente della destra molto violenta, eccetera, robusti palestrati, gente di un certo tipo che servivano a lui come braccio armato, e poi c'era un lato politico che non era di destra ma era di sinistra. E poi il pomeriggio andava in un altro bar all'Euro, dove lì anche lì diceva, era abitudinario, finché non è uscito dopo tanto tempo, dopo un anno dalla mia inchiesta, il mio pezzo ha cambiato abitudine. Da dove parte il fatto che quella potrebbe essere una notizia? Dal fatto che io seguo Carminati e vedo che cammina, utilizza un Audi A1 nuova fiammante, siccome sono anche un poco sbirro, era un sbirro giornalistico, nel senso che devi documentare le cose. Allora, giornalisticamente, quando si fanno a prendere tutta una serie di situazioni, devi prendere anche le persone con chi si vede, finalmente tutto pubblico, tutto lecito, perché tutta la luce del sole è fotografia anche la targa della macchina con l'acqua che usa lui e la moglie, è pubblico il registro automobilistico che i giornalisti possono accedere, di cui abbiamo, vai lì, metti la targa e ti aspetti di trovare il testatario Massimo Carminati e vedere dove risulta di casa, e invece scopri che non è lui il testatario della sua della macchina della moglie, ma è Palombini S.P.A. Palombini, che c'è in bar a Roma, che gestisce tutta una serie di cose, sì, anche la scuderia del Pulinari, cioè voglio dire, c'è tutta una serie di... Ma com'è che la macchina che usa Carminati è di Palombini? E da lì dice, forse c'è qualche cosa che... E da lì stava facendo... documentando ogni passo, ogni cosa, ho raccontato di questo Carminati che era ritornato. Dopoché tutti quanti, ho incontrato le mie fonti, cioè, tutti quanti avevano questo mito di Carminati, in nero, romanzo criminale, che è Fico Carminati, così è uscito da tutti i processi. E certo, sì, è stato coincidenza, attenzione, tutte coincidenze. Quanti loro che dicevano, ma quello è quello che ha fatto il furto a Cavò, ma che è il furto a Cavò? Tutti quanti a Roma era tutto il furto a Cavò, lui ha fatto il furto a Cavò, e lui dice, sta attento che ha fatto il furto a Cavò, che ci può essere una cosa tua, e come che è il furto a Cavò? Vado nelle collezioni dei giornali, vero, furto, diciamo, del secolo, diciamo, scassinate le cassette di sicurezza della banca che sta sotto la procura di Roma, che sta dentro la città giudiziaria, immaginate il posto più sicuro del paese, cioè non è che stiamo parlando, cioè, a Roma c'è la città giudiziaria, poi dentro controllata, carabinieri, eccetera, poi dentro ci sono gli edifici,
giudiziaria, dentro c'è la procura, dentro la procura, sotto nei sotterranei c'è la banca, dentro la banca c'è il cavolo. Cioè, camminati in una notte di luglio del 99, mentre un mese prima i colleghi di Sergio Soltani chiedevano per lui la condanna all'ergastolo per l'omicidio di Mino Pecorelli, coimputato insieme a Giulio Andreotti, che camminati ha avuto pure questa sfortuna di essere coimputato insieme a Giulio Andreotti, mentre chiedono per lui la condanna all'ergastolo, lui a piedi libero, e mentre a Milano Preventino a Corleo sta giudicando un premiato un duplice omicidio per l'omicidio di Fausto Iaio, due diciottenni ammazzati a Milano, di cui lui è accusato di essere l'esecutore, e mentre tutto questo sembra a piedi libero, e mentre nello stesso periodo la Cassazione sta per discutere la sua posizione insieme a tutti quelli degli altri della banda della Magliana per dire mafia, non è mafia, vediamo che cosa succede, e poi c'è un altro processo ancora, sempre lui a piedi libero, lui che cosa decide di fare una notte del 99? Come no, no, adesso siamo qua, ma io tanto che ho sulle spalle, faccio la bella, sono tranquillo, faccio delle passeggiate tranquille. No, vado a fare un furto dove? Nel cavò della banca, dentro il palazzo di giustizia, dentro la città giudiziaria. E c'entro, non sparo un colpo, non faccio esplodere nessuna serratura, non provoco danni, entro dritto dritto, arrivo nel cavò, si aprono le porte, dopodiché c'ho una lista in mano, c'ho una lista di cassette di sicurezza sul 900, che ce ne sono, una lista, dico aprite queste. Le aprono, infatti quello che si vedrà, poi ci sono stati avvocati, io non mi ero appassionato, e dice no, è un furto normale, ma se voi le vedete, cioè è come là, da casa, inizia dal corridoio, si fa tutte, chi ha avuto la sfortuna di vedere i furti in abitazione, dice, inizia uno dietro l'altro, a distanza, no, queste sono state aperte con appositamente, e poi hanno portato via del materiale. Ora, tutto questo è stato raccontato, tutto questo provocava in lui, nella gente di Roma, il fascino del criminale, quello cecato, quello gli hanno sparato e non è morto, gli hanno fatto tutti i processi e non è morto. Coincidenza, qual è la coincidenza? Io questa attenzione non dico, ma la coincidenza, fanno il furto, lui fa il furto, viene assolto da Pecorelli, assolto dal duplice omicidio, ridotta la pena enormemente per la banda della Magliana e poi trasferito cioè, a piccole condannine, assolto da un altro processo che aveva in corso a Roma, coincidenza, perché sono due, perché è stato un uomo della giustizia, perché poverino tutti questi processi così lo hanno ridotto, però a Roma veniva stimato. E se andate da lui per risolvere i problemi. E chiudo. I problemi non sono di recupero, ma se tu, come è successo, dovevi costruire, c'è un imprenditore che si era indebitato enormemente perché aveva fatto un acquisto di un edificio accanto a Villa Panfili, un edificio storico, e lui voleva farci un palazzo, questo edificio era al primo piano, aveva un unico problema, ospitava un asilo, una scuola materna e la scuola elementare. E quello gli provocava dei danni. E questo imprenditore è andato a camminare e ha fatto sgomberare la scuola del Poniente e ha fatto ottenere l'autorizzazione per un palazzo. Cosa che quello non poteva ottenere giustamente dagli uffici, camminati l'ha fatto in 48 ore. Ma questo è tanto per farvi capire, tanto per farvi capire la politica comunale e regionale che aveva nel palazzo. Cioè, non gli serviva, le stazioni appaltanti sono regionali e comunali, i soldi circolano lì. Allora Carminati ha nelle mani la politica, lui si dichiara un vecchio fascistone, lui si dichiara uno di destra, eccetera, è stato in silenzio per tanto tempo finché a un certo punto poi ha sbragato, diciamo, ci siamo scambiati un poco di cose e due stranezze chiudo. Vediamo. Quello che ho sentito quando iniziamo subito il processo, perché una delle cose importanti è che questo è stato un processo veramente veloce, chiuso e subito, quasi subito arrivata la sentenza, no? Per velocizzare le cose il tribunale aveva
facciamo delle udienze. E lì ho sentito le cose degli avvocati, hanno detto, cioè, hanno sentito al massimo cesso, si sentono, cioè, tutta una serie di ostacoli. Adesso non perché gli avvocati sono, però gli avvocati fanno il loro lavoro. Poi quando i giornalisti hanno iniziato a raccontare queste cose sui giornali, per cui l'ordinanza di custodia cautelare, la varia discovery che uscivano, per cui le parti ci avevano nei vari tribunali di esame, eccetera, per la prima volta, cosa mai accaduta in precedenza, la Camera Penale di Roma ha fatto un esposto contro 60 o 70 giornalisti che avevano pubblicato i virgolettati delle ordinanze, dei documenti che tutti conoscevano. Per cui mettendosi contro i giornalisti, dicendo, no, vi puntiamo, voi non dovete scrivere queste cose, voi non dovete pubblicare. La prima volta che accadeva una cosa del genere. Poi ci sono state tutta una serie di situazioni dentro, durante il processo, su cui non voglio entrare. Dico soltanto, diciamo, che gli avvocati di Carminati, diciamo, hanno avuto delle cose con me, io con loro non ho nulla, però loro mi hanno accusato che ero l'autore, di fronte alle persone che erano a 41 bis e che erano detenuti, che ero quello che aveva provocato le loro disgrazie, additandomi come io non ero parte del processo, ma mi hanno chiamato più volte in causa come quello che li aveva provocate queste cose. E poi c'è stato in seguito un altro avvocato, uno del foro di Roma, che non facendo il mio nome, ma che il capo, diciamo, abitandomi con parole, non difendeva nemmeno Carminati, ma un altro personaggio, dicendo che avevo in qualche modo orientato, comunque indotto i giudici a farli condannare, per cui la colpa era mia. Casualità, anche quello adesso è diventato il difensore di Carminati, però ci sta, è una libera professione. Chiudo: Carminati, criminalità, risolve problemi, politica. E ne aveva tanti politici. Mi spiegate perché adesso a Roma, quando si parla di mafia, quando si fanno tutte le cose, si raccontano, si devono buttare giù delle case abusive, non perché sono dei Casa Monica, perché sono abusive, e perché sono abusive devono essere buttate giù, possono appartenere pure a Giosuè o Casa Monica, ma se sono abusive vanno per Giosuè e per Casa Monica. E c'è un ministro dell'interno che parla soltanto di Casa Monica, e soltanto è Casa Monica, e la mafia è Casa Monica, e si ricorda di Casa Palma e di Massimo Carminati, che può essere condannato per associazione mafiosa. Parlare di abitare questo ministro dell'interno, parlando di sicurezza e di situazioni di corruzione, contro Massimo Carminati e il suo clan. Ma perché non diceva l'amico di Matteo Vino? Perché è facile, finché tu parli di gente che fa l'usura, fa le cose, cioè criminalità, è normale, ti viene facile. Ma quando c'è gente che, come dicevano quelli, quello ha fatto il furto al cavò, o comunque c'ha alcuni politici, mi viene difficile puntare il dito contro di noi. Allora, in buona sostanza, però noi giornalisticamente l'abbiamo raccontato, abbiamo documentato, ho documentato queste cose. Lui un processo ha tentato di farmi, e l'ha perso, il giudice, anzi la prima volta ha detto pure una cosa, ci hanno fatto giornalismo investigativo, quello di Abate, perché ho raccontato delle cose, ho prodotto, ho fatto vedere che cosa era. Non so, ma la mia è l'attività autonoma, che poi come è stato dimostrato durante il processo da Luca Descaroli, da Paolo Iero, da Cascini, io ho raccontato delle cose e documentato delle cose che nel processo non ci sono. La mia è un'attività che è diversa da quella che è nel processo, per cui i difensori che vogliono poi puntare su di me tutte le responsabilità perché loro clienti sono in galera, purtroppo soltanto per il fatto di puntare il dito contro una persona per additarlo e per metterlo in cattiva luce contro questi delinquenti, perché poi sono dei delinquenti e poi fanno male, certo. E se Salvini ne parla è perché si scappa Salvini. Okay.
l'occasione di averli qui a nostra disposizione. Mi sento di spaventato. È vero, anche la demolizione del bishop di Casa Paolo, per esempio. Sta salutando. Buonasera, tutti, grazie all'Associazione Giulia Galli, a Paolo Frost di Micromega e alla Presidenza Comunale che ci hanno consentito di ci considerare di assistere a queste tre serate straordinarie, tre ore straordinarie. Io volevo, spero che faccio il sindaco, che spero che possa essere il primo di una serie di festival sulla legalità, visto che ce ne sono tanti in tutta Italia, non ce n'è nessuno sulla legalità. Davvero queste regioni potrebbero essere l'inizio di questo festival. Volevo fare una domanda al dottor Di Matteo, anche se gli stimoli sono tantissimi anche per gli altri. Volevo chiedere al dottor Di Matteo e ringraziarlo per quello che ha fatto in questi anni. Non tanto chiedergli sulla trattativa, ne ha parlato prima, ma mi piacerebbe molto sapere come umanamente si è avvicinato alla figura di Paolo Borsellino. Glielo chiedo perché io ho 52 anni, siamo cresciuti, quelli della mia generazione, con poster in casa di Falcone e Borsellino, no? Avevo 25 anni quando c'erano state estate nel 92, facevamo anche qua a Fabriano delle serate in piazza, allora c'era San Marcano, lo ricordo, no? Per smettere le trasmissioni che avevano fatte, eccetera. Ci sono state tantissime stragi impunite, lo ricordava lei prima, mentre su Falcone mi sembra che siano stati condannati i nostri mandanti, sia gli istitutori materiali. Su Borsellino, nonostante i processi, c'è tutto quello che c'è nel primo. Però le chiedo come ha vissuto anche umanamente questo avvicinarsi, diciamo, questa figura di nuovo che è stato praticamente lasciato solo. E come giudica anche il gesto che io considero incredibile quasi, della figlia Fiammetta Borsellino, che è arrivata al punto di chiedere al Ministro della Giustizia di poter andare in carcere a parlare con i presunti mandanti della sessione tribunale. Io ho visto questa cosa in maniera straziante, cioè l'idea e la necessità di arrivare a cercare la verità di una figlia che è disposta pur di ottenerla ad andare a parlare con chi probabilmente ha dato il via alla morte di suo padre. Grazie. Guardi, io posso risponderne soltanto in parte perché non mi compete giudicare sulle iniziative personali, familiari delle vittime di mafia. Rispondo sottolineando due aspetti della sua domanda. Il primo, anche se non mi costa un pochino sottolinearlo, è un dato che non appartiene soltanto a me, ma anche ad altri miei colleghi. Io, come altri miei colleghi, ho cominciato a coltivare il sogno di diventare magistrato da giovane palermitano siciliano che si è accostato allo studio di giurisprudenza, ancor prima all'interesse per quello che accadeva nel nostro paese, l'Italia, sotto la spinta positiva del primo culla antimafia, soprattutto per noi siciliani, abituati ad essere, per noi palermitani ancora di più, additati appena uscivamo fuori dalla Sicilia come mafiosi. Quando negli anni '80 cominciò l'azione, in quel momento, dei primi giudici antimafia, proprio di Nice in particolare, quando cominciò da Palermo, dalla Sicilia, la reazione contro la mafia, inevitabilmente molti giovani di allora videro in quei magistrati, in quel pool antimafia, lui
l'unica possibilità, l'unico simbolo di riscatto della, della nostra vita. E da lì, diciamo, io penso che è nata per noi magistrati, ma penso anche per tanti giornalisti, poliziotti, carabinieri, la volontà di fare quello che poi io ho avuto la fortuna di fare. Secondo aspetto della domanda, lo avevo già anticipato prima, guardi che non è assolutamente vero che sulla strage di Via D'Amelio non si sa niente. Sulla strage di Via D'Amelio, nonostante le semplificazioni, nonostante qualche macchinazione, che per me, secondo me, è in atto, che vuol dire non si sa nulla perché così si distrugge tutto, ci sono ancora 25-27 adesso condanne definitive per strage che sono assolutamente intoccabili. La revisione ha riguardato alcune posizioni, un segmento iniziale delle indagini dei processi. Le ricordo, questo viene molto spesso ignorato, e probabilmente volutamente ignorato, che per esempio, adesso mi dispiace parlare di me, ma l'unico processo che io ho seguito dall'inizio delle indagini alla fine, cosiddetto Via D'Amelio Terra, ha portato a 24 condanne definitive, e in quel processo per la prima volta è stato affrontato il tema dei mandanti esterni, il tema della trattativa, il tema dei uomini politici che parlavano con i mafiosi italiani nel momento in cui venivano commesse le stragi. Attenzione a chi vuol fare credere che in quegli anni, lasci perdere il processo X, il processo di D'Amelio, D'Amelio 1, bis, Capaci o quell'altro, che in quegli anni tutto è stato inutile. Perché non è vero, è da quelle indagini e da quei processi che nascono e si sono create le basi che ci hanno consentito in anni successivi di arrivare alla trattativa Stato-Mafia, di arrivare dove molti ci vogliono adesso fermare. Allora, io ovviamente, lei come tanti altri lo sa benissimo, nessuna intenzione di fare polemica con nessuno, e rispetto alla sacrosanta voglia di verità di tutti, a maggior ragione dei parenti e delle vittime di mafia. Però le verità non possono essere occultate, e quando si è detto all'inizio, no, spiegamelo, non si sa nulla, non si dice nulla. Quando si dice che tutti i processi celebrati in 10 anni, 18 anni, prima della collaborazione di Spatuzza sono stati, diciamo, polverizzati, non si dice la verità, perché 24 condanne all'ergastolo erano state inflitte prima, sono rimaste tali, e perché credo di non sbagliare nel momento in cui dico che non c'è una strage commessa nel territorio italiano che abbia, per fortuna, diciamo, avuto un numero di condannati così alto come la strage di Via D'Amelio e come la strage di Capaci. Questo, come dicevo prima, non significa che tutta la verità è stata accertata, non significa che tutto è andato perfettamente, significa che noi dobbiamo andare avanti, che non dobbiamo cadere nel tranello di chi ha interesse a non andare avanti, a non guardare avanti, a non capire che proprio attraverso quelle basi gettate da tanti magistrati, requirenti e giudicanti in primo, secondo grado, Corte d'Assise d'Appello e Cassazione, qualcosa di solido è stato creato e qualcosa di solido deve servire ad andare avanti.
Il resto si presta anche a delle strumentalizzazioni che sono sempre esistite, sempre, in tutto quello che ha riguardato la mafia e Cosa Nostra. Adesso riflettiamo un attimo insieme, naturalmente il riferimento cambia contesto, ma quelli che hanno in questi anni più ferocemente criticato, osteggiato il nostro lavoro, per esempio sul processo sulla trattativa, quelli che ci hanno accusato di essere magistrati politicizzati, protagonisti, alla ricerca di dimostrazioni di teoremi precostituiti, quelli che hanno detto che Giovanni Falcone o Paolo Borsellino non avrebbero mai fatto queste inchieste, le assicuro, ho le interviste conservate e i loro pezzi conservati, perché ero un appassionato fin dai tempi in cui ero studente, sono gli stessi che queste cose le hanno prima dette a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Quando ora vi vogliono dire, vogliono fare qualcosa, mi vogliono nascondere, perché tanto i morti fanno bene a tutti, anche a quelli che a Giovanni Falcone gli hanno detto di tutto, pure che si era messo la bomba da solo all'andavola, anche a quelli che portarono Paolo Borsellino davanti al Consiglio Superiore della Magistratura per difendersi perché aveva reso interviste, anche a quelli che hanno fatto di Giovanni Falcone un eterno sconfitto. La storia di Giovanni Falcone, il magistrato più importante, più rispettato anche all'estero per la sua enorme capacità professionale, in Italia e nella magistratura, è una storia di sconfitte, sempre. Quando si è candidato per fare il capo dell'ufficio istruzione, quando si è candidato al Consiglio Superiore della Magistratura, è una storia di sconfitte, di umiliazioni. Umiliazioni e sconfitte che erano, diciamo, anche organizzate attraverso una campagna mediatica sistematica e ben organizzata, condotta anche da quelli, anzi soprattutto da quelli che in questi anni dell'indagine sulla trattativa ci hanno detto di tutto, di tutto, perfino assassini, con titoli in prima pagina quando morì per infarto il consigliere giuridico del Quirinale, perfino ricattatori del capo dello Stato. Tutto questo nel silenzio di tante persone che hanno per tanti anni hanno consentito che tutto ci venisse detto, nel silenzio anche di gran parte della magistratura, del Consiglio Superiore della Magistratura, dell'Associazione Nazionale Magistrati. Poi c'è stata la sentenza, hanno dovuto cambiare registro, nel senso che hanno calato un muro di silenzio che fa vergogna, perché al di là della responsabilità penale del singolo imputato, che sarà compito di tutti i giudici accertare fino al grado della Cassazione, questo processo ha fatto venire fuori dei fatti, e i fatti, come diceva Lirio Abate, dovrebbero essere di questa sentenza emessa il 20 aprile, i grandi giornali, le grandi televisioni ne hanno parlato il 21 aprile, il 19 luglio sono state depositate 5.552 pagine di motivazioni in cui si spiega quello che è stato provato nel processo, compresi i presidenti del Consiglio che continuano a pagare la mafia, compresi i capi dello Stato citato nella motivazione sentenza, capo dello Stato Oscar Luigi Scalfaro, che ha mentito quando l'abbiamo sentito nella fase delle indagini preliminari, compreso, cito sempre la sentenza, il fatto che la trattativa provocò altre stragi, compreso il fatto che
le iniziative di Mancino di cercare di influire sulle scelte del procuratore nazionale antimafia, sulle indagini sulla trattativa Stato-mafia, non furono respinte al mittente immediatamente, non furono bloccate, anzi assecondate dal consigliere giuridico Napolitano. Queste cose sono scritte in quelle 5.000 pagine di sentenze depositate il 19 luglio, io se ne ho parlato il 21, poi basta, perché è un argomento scomodo per il potere di ieri e per il potere di oggi. Queste cose perché non vengono dette? Ci poniamo il problema di queste cose? Ci poniamo il problema del perché a un certo punto noi siamo stati attaccati da tutto lo schieramento politico? Quello da una parte ce lo potevamo aspettare, ma quando sono venute fuori determinate cose, lo schieramento politico di sinistra ci ha attaccato in una maniera altrettanto intensa, no? Dicendo che volevamo strumentalizzare contro il capo dello Stato. Ma forse qualcuno vi ha raccontato un dato oggettivo che non voglio commentare. Chi vi ha detto, chi vi ha spiegato, chi è andato in televisione, per esempio, a dire quando c'è stata la polemica sulle intercettazioni del capo dello Stato, chi ve lo ha detto che questa stessa situazione si era verificata in altre due occasioni? La prima volta presidente Scalfaro con intercettazioni della Procura di Milano, la seconda volta presidente Napolitano con intercettazioni della Procura di Firenze sulla ricostruzione del posto terremoto all'Aquila. Chi vi ha detto che in quelle circostanze, a differenza che nel nostro caso, quelle intercettazioni erano andate a finire sulle pagine dei giornali dopo il deposito a disposizione degli avvocati? Chi vi ha detto che in quelle circostanze non è accaduto niente? In questa circostanza, nonostante non sia uscita una sillaba di quelle intercettazioni, perché erano penalmente irrilevanti, io sono stato sottoposto a procedimento disciplinare e è stato elevato un conflitto di attribuzioni nei confronti della Procura di Palermo. Chi vi ha detto che a situazioni uguali sono conseguite reazioni diverse? Quindi, guardi, i fatti vanno raccontati, come diceva Dirio Abate. Ci sono fatti che possono essere raccontati un po' più facilmente e fatti sui quali, a mio parere, l'informazione ha una grave responsabilità nel non spiegarli. Perché è molto più facile, diciamo, nasconderli piuttosto che travisarli o rappresentarli in maniera falsa. Lei mi ha chiesto di esperienze, io le ho rappresentato così alcune di queste esperienze che non sono soltanto personali. Però mi creda, non è stato, nulla è stato facile. E niente è stato facile, ma non ha importanza niente, rimane soltanto un ricordo che, al di là di quello che sarà poi l'esito finale del processo, quando io con i colleghi Teresi Tartaglia e Benveni, la mattina in cui aspettavamo la sentenza, eravamo lì naturalmente preoccupati di quello che poteva essere l'esito, ma eravamo assolutamente sereni di aver cercato di fare il nostro dovere. E basta. È l'unica cosa che voglio dire, in questo paese. Questa è l'esperienza che finale del processo della trattativa di alcune vicende.
stava insinuando, si può sempre insinuare, ed è il pericolo maggiore che corre la magistratura, un criterio pericoloso, quello per cui il magistrato, secondo alcuni, dovrebbe in qualche modo valutare l'opportunità del proprio agire in base anche alle prevedibili conseguenze politiche del proprio agire. Sapete quante volte, credetemi, ve lo dico con sincerità, professori universitari, avvocati, colleghi, magistrati mi hanno avvicinato e mi hanno detto, per esempio, nel momento in cui avevamo chiesto l'audizione del capo dello Stato nel processo Napolitano, ma mi dicevano: guardate, è chiaro che con quegli elementi che avevate, con quella lettera che Napolitano aveva scritto a D'Ambrosio, aveva scritto e Napolitano poi aveva pubblicato sul timore di D'Ambrosio di essere stato uno scriba che aveva inconsapevolmente coperto accordi indicibili tra l'89 e il 93. Quante persone mi dicevano: avete fatto bene, avete fatto il vostro dovere, sarebbe stato grave non chiedere la citazione del testo che aveva ricevuto quella lettera. Però non era opportuno per il capo dello Stato. Sapete quante persone, quanti professori universitari hanno detto: ma voi nella vicenda delle intercettazioni avete agito seguendo la legge, avete chiesto al GIP, avete spiegato al GIP perché era importante intercettare Mancino, avete intercettato soltanto ovviamente le utenze che erano state autorizzate, eccetera eccetera, però non era opportuno. C'è stato perfino un procuratore generale, adesso non ricordo quale ruolo avesse in quel momento, che a Milano, prendendo la parola all'inaugurazione dell'anno giudiziario, un grosso esponente della magistratura, ha detto a Milano che a Palermo poteva essere risparmiata al Presidente della Repubblica e al Paese l'esperienza di un Presidente della Repubblica che va a testimoniare. Se io avessi parlato di un processo in corso a Milano, giustamente censurando una scelta che non era più della Procura, ma della Corte di Assise, probabilmente avrebbero aperto un procedimento disciplinare. Tutto questo per dire che l'opportunità e la valutazione delle conseguenze politiche non deve appartenere alla cultura del magistrato. Il magistrato e non valutando l'opportunità o le conseguenze politiche che una sua scelta, una sua sentenza, una sua richiesta, un suo provvedimento può eventualmente avere. Grazie.